Are you planning a night out? Serata fuori? Ecco alcune scelte da fare la prossima volta che andrete al bar. Sono Susan Bowerman, dietologa professionista. Quando si parla di drink alcolici, ci sono tre componenti che aggiungono calorie al vostro drink. Il primo è quanto alcol contiene il vostro drink e che gradazione ha. Maggiore la quantità di alcol e la sua gradazione, maggiori saranno le calorie. Il secondo è con che è fatto il vostro drink. Se c'è la soda, il succo di frutta, l'acqua tonica, questo aggiungerà ulteriori calorie al prodotto finale. Ricordate infine che a volte ci sono delle aggiunte ai drink, come sciroppi o creme, che fanno aumentare le calorie in modo sostanziale. Ora soffermiamoci su alcuni drink popolari. Conoscerete sicuramente il Bloody Mary o la piña colada. La maggior parte delle persone sa che un Bloody Mary ha meno calorie di una piña colada, ma forse non è del tutto chiaro quanto sia realmente la differenza. Questo è un classico Bloody Mary. Ha all'incirca 240 ml di salsa di pomodoro, che contiene a sua volta solo 50 calorie, e ha un bicchierino di vodka, quindi circa un centinaio di calorie. Non vi è altro, per cui questo drink si presenta con circa 150 calorie. Ora confrontiamolo con la piña colada. La piña colada è fatta con due bicchierini di rum, quindi più alcol, tra l'altro più forte, e inoltre ha due bicchierini di crema di cocco, che è sostanziosa perché è estratta dalla polpa del cocco e anche perché è dolce. Inoltre vi è il succo di ananas. Nel suo complesso, questa piña colada contiene 640 calorie. Quindi ricordate, la prossima volta che scegliete un drink, pensate da dove provengono le calorie. Maggiore è la quantità di alcol e la gradazione, maggiori saranno le calorie. Anche le aggiunte possono aumentare la quantità di calorie.